semifinale a Madrid della Coppa dei Campioni. Il Real Madrid con azione lineare infila il primo gol nella rete del Wiener Sport Club. I viennesi pareggiano subito dopo per merito di Horak. Comincia a scatenarsi l'attacco madrileno. Rovesciata di Di Stefano. 2-1. Calcio di punizione di Di Stefano. 3-1. Azione in linea dell'attacco del Real Madrid. Ultimo passaggio di Zarraga a Rayal. 4-1. Premono gli spagnoli. Balla la difesa viennese. Rapidi scambi. Tocco di testa finale di Di Stefano. 5-1. Un piccolo capolavoro del superassa Di Stefano. Semina veloce gli avversari con palleggio serrato e infila nel sacco. 6-1. Ultimo minuto, azione di tutta la prima linea. Duetto fra Gento e Mateos. Gol, 7-1. Polla in delirio per la valanga di gol. Dall'incontro Roma-Inter abbiamo scelto l'attaccante nerazzurro Mauro Bicicli, che porta sulla maglia il numero 7. È nato a Crema, ha 24 anni, alto 1,68, pesa 67 kg, è scapolo. Per un giro di scambi è costato pochi milioni. Si è messo in luce quando prestava servizio militare nella nazionale con le stellette. Molto veloce, dotato di un dribbling stretto, è un trascinatore dei compagni di linea. Si rende pericoloso alle difese avversarie anche per gli improvvisi spostamenti di posizione. È un motorino sempre in azione sul quale si può contare per tutti i 90 minuti. Al momento buono sa piazzare, specie in mischia, la zampata del gol. 34 saltatori sulla pista di entry per il Grand National. 30 siepi da superare su 4 miglia e mezza di percorso. Al primo ostacolo comincia la dura selezione dovuta alle cadute. Siepe dopo siepe, il gruppo dei cavalli viene decimato. Per fortuna nulla di rotto questa volta. La ripresa al rallentatore dà un'idea della bellezza e delle difficoltà della gara. Siamo ad uno degli ostacoli più ostici. Siepone con fossato. Si rivelano qui l'abilità dei fantini e lo stile di salto dei cavalli in pieno galoppo. Il gruppo si assottiglia ancora, perde altri 5 dei suoi componenti. Paiono buffi questi capitomboli a rallentì. Continuano le cadute, siepe dopo siepe, paurose a vederle ma senza grossi danni. La corsa è alla conclusione, siamo al Canal Tura, sono rimasti in pochi. Restano meno ancora, praticamente finiscono la corsa in 5. Sull'addirittura finale, Oxo con spunto felice stacca nettamente tutti. Solo Winburg tenta di contrastarlo, ma invano. Il vincitore rientra trionfante al peso. Il fantino lamenta di aver corso con una staffa rotta. Oxo pensa felice di aver fatto perdere agli altri le staffe.